La spiritualità è profondamente radicata nella vita quotidiana del popolo Khmer e tutto il paese si muove al ritmo delle celebrazioni religiose, al punto che non c'è separazione tra la vita spirituale e materiale. La leggenda vuole che il Cambogia sia nato du mariage de la reine des Nagas avec un prince venu des Indes. Et en cadeau de mariage, son père, donc le roi des Nagas, a avalé toute l'eau qui recouvrait le Cambodge et c'est à ce moment-là qu'est né le Cambodge. Secondo il mito della creazione del mondo, che ne racconta la Genesi, gli dei Deva e i demoni Asura, al cominciamento dei tempi lottavano per la supremazia sul mondo. Quando i Deva furono sul punto di perdere, chiesero l'assistenza di Vishnu, che gli propose un'alleanza con gli Asura con lo scopo di produrre l'Amrita, il nettare dell'immortalità di Kshirodadi, il mare di latte. Per prevenirci dovevano fra l'altro capovolgere il monte Mandara e utilizzare il serpente Vasuki, il re dei Naga, per mettere la montagna in movimento tirando in alternanza. Quando dopo 1000 anni il mare di latte produsse fra l'altro una coppa Kumbha piena di Amrita, gli Asura se ne impossessarono per primi. Allora Vishnu prese la forma di Mohini, la più bella donna al mondo, e avendo servito gli Asura, prese la coppa e la diede ai Deva, che divenuti mortali precipitarono gli Asura all'inferno. Sua Maestà il Re Norodom-Syamoni, figlio di Sua Maestà il Re Norodom-Sihanouk, uno dei personaggi principali del XX secolo cambogiano, è stato eletto successore di suo padre. In Cambogia il re svolge un ruolo primordiale, garantire il legame fra vita spirituale e materiale. Al suo seguito la famiglia reale ricopre un ruolo equivalente. Sua Altezza Reale, la principessa Samdeksi Sovat Bongneari, ci ha concesso un'intervista esclusiva concernente la spiritualità nella famiglia reale. Sua Altezza il principe Tessosi Sovat ci ha accompagnato in una visita privilegiata del Palazzo Reale. L'antropologa e etnologa Fabienne Loco, che studia da anni gli usi e costumi Khmer, ne ha condiviso con noi le sue conoscenze. Il regista Riti Pan, celebrato a livello internazionale, ci ha accolto e ci ha parlato del ruolo della spiritualità nella sua vita e nel suo lavoro. La danza in Cambogia agisce direttamente con la spiritualità. Ne abbiamo parlato con Neak Krus Sinsana Dekhor, celebre maestra di ballo, e Neak Kruun Pen, che ci ha permesso di assistere alle ripetizioni del suo ultimo lavoro. Vi abbiamo presentato un rapido panorama di ciò che questo vasto tema della spiritualità rappresenta in Cambogia. Come forma di conclusione provvisoria citiamo il re Jayavarman VII, come esempio della forza del legame che esiste fra il re e il suo popolo. È tramite il dolore del suo popolo che un re soffre, e non del suo proprio dolore.